Sopravvivenza. No, ti prego, non fare troppo freddo, ti prego, ti prego. Ehi, gente, questo è il bello sul canale, con una puntata su The Long Dark, modalità disperazione. Ritorniamo, ragazzi, con la nostra Misery Mod in una notte d'aurora, per fortuna al coperto, a cercare di sopravvivere come meglio possiamo. Credo di essere ben sovraccarico, perché per l'appunto nella puntata precedente mi sono ben, diciamo, rifornito, cercando nelle varie case. Mettiamo almeno un po' di musica. Cercando nelle varie case delle risorse, solo che il punto è che siamo quasi al tratto finale. Siamo al 42esimo giorno, tra poco dovrebbe arrivare il tratto finale. Non so come faremo a sopravvivere onestamente, però almeno avremo abbastanza legna per riscaldarci e cercare di fare un ultimo last stand. Abbiamo un caffè a volontà, abbiamo dei libri, abbiamo. Beh, diciamo che siamo ben equipaggiati, anche se potrebbe andare meglio, principalmente per il fatto che. Mettiamo questo, va. Principalmente per il fatto che potrei essere ben vestito, invece non lo sono. Qui ho un po' di. Ma non so neanche se valga la pena equipaggiare questa, perché dovrei ripararla e per 250 grammi. Potrebbe fare la differenza, ma. Quanto importante questa differenza? Questo lì dovrei riparare. Non ho ancora trovato nessun secondo abito di. Paia di abiti intimi. Anche se in realtà ho qualche idea su dove trovarli. Ora, vedo che abbiamo problemi di texture, cerchiamo di sistemarli. Dovrei tenerli. Li tengo vicino al camino, questi. Anche se in realtà mi converrebbe tenerli lì, perché, beh, mi sembra anche ovvio che è lì che accenderemo di più il fuoco, visto che praticamente faremo sempre dell'acqua e cercheremo di sopravvivere il più possibile. Abbiamo cibo a volontà, e su questo, vabbè, a volontà. Siamo ben forniti, e di cibo ne abbiamo, non ci manca. Anche se, beh. Il problema è la claustrofobia, e sono i vestiti. Infatti, in questa puntata credo che, prima di tutto, riparerò questo se riesco. Vediamo se ho degli abiti. Proverei a riparare, non ho degli abiti, ma qui dovrebbe esserci qualche tenda da strappare, suppongo. Sì, credetemi che neanche io ci vedo troppo bene, quindi. Non vi preoccupate, siamo in due. Proverei a ripararmi gli indumenti termici. Questo qui, 0,4 gradi, non è mica roba da poco. Ho abbastanza? Sì, chi è da cucito ne ho, quindi non dovrei lamentarmi. Quello che mi manca è effettivamente degli abiti decenti da riparare. E soprattutto dovrei cacciare dei conigli, perché questi qua sono 0,5 tutte e due, e stiamo già parlando di un grado di differenza. Qui al momento facciamo che lasciare questo, magari me lo riparo più in là, perché alla fine quello che ci guadagno sono solo 250 grammi. Onestamente, la cosa più intelligente che potrei fare adesso sarebbe andare a cacciare un orso. Già pian piano metterci a cacciare un orsacchiotto potrebbe salvarci questa avventura. Cibo ne ho a volontà, penso che ne approfitterò per riposarmi nelle varie. Patata! C'è una patata lì. Penso che ne approfitterò per riposarmi nelle varie grotte che ci sono. Lasciamo per lo più tutta la roba che non sarà essenziale per la nostra avventura, per non essere troppo sovraccarichi. Ma secondo me ci converrebbe adesso andare a cercare qualcosina con cui vestirci bene. Quindi in questo caso non credo lupi, ma sicuramente avere dei maledetti. Una maledetta pelliccia d'orso mi farebbe la differenza. Sicuramente quei 0,4 gradi mi salverebbero la vita. Problema è che non è così facile. A Milton, sfortunatamente, che io sappia, l'unica zona che conosco che effettivamente ci dona degli orsi è il ponte. Un ponte non troppo lontano, ma neanche esattamente vicino, se devo essere onesto. Quindi non saprei se andarci. Sarò onesto, ragazzi. Potrei provarci, ma non saprei. Questo è meglio non mangiarlo, sai com'è? Non sarebbe proprio delizioso considerando il colore, anche se credevo di avere un po' di più da mangiare. Non avevo tipo 1 chilo di carne di pollo, cose del genere. Però in realtà comunque cercando nelle varie case ci siamo abbastanza equipaggiati, eh. Non si scherza, abbiamo trovato un bel po' di cibo, cracker. Caffè, tisane soprattutto, anche se in realtà non so quanto riuscirò ad approfittare di questo effetto positivo delle tisane. Ora vedo che il calore è recuperato. Devo rinunciare a del peso eccessivo, ma non so che cosa rinunciare onestamente. Piedi di porco potrebbe servirmi, sacco a pelo sicuramente mi servirà se vado adesso a cacciare un lupo e un orso. Legna ancora mi servirà e bengala forse no, tanto ho l'arco. Panno, la cintura si è fermata. Si sente ancora la musica ma si è fermata l'aurora. La cintura ancora no. Carbone, acqua. Non saprei.
Non saprei, forse la pistola segnaletica. La pistola segnaletica in realtà la preferirei utilizzarla per uccidere in un solo colpo il beffardo orsacchiotto. Il beffardo gigantesco orsacchiotto. Solo che non so se portarmi dietro un po' di farina o meno. Sicuramente potrei dormire per quel che riesco. Anche se ora come ora non riuscirei a farmi le 7 ore. Credo che sia meglio uscire a, per l'appunto, cercare ciò di cui ho bisogno. Quindi lasciamo un po' di stiance, magari lasciamone 10. Cosa potrò mangiare? Vediamo. Questo. Magari trovo un coniglio per strada. Ho bisogno di conigli. Devo per forza prendere dei conigli per ripararmi questi abiti. Vediamo quanti gradi abbiamo fuori. Perché se no il cappotto di lupo è l'altra scelta. Però il cappotto di lupo richiede 4 abiti. 4 pellicce di lupo. Quindi è un pochino più complicato da craftare. Scusate, questa è la prima apertura. Meno 28 gradi. Forse dovrei spendere questo tempo per... Lì ho esplorato, no, è barricato, vero? Forse dovrei impiegare... Oh, salve, dove sei? Non saprei, ci sono due lupi, magari sono già due pellicce, se ci pensiamo. Sono due pellicce, magari le attiriamo nel nostro cornicione di casa. Ci arrivano, non vi preoccupate. Le attiriamo qua sul nostro cornicione, dove fa un pochino meno freddo, anche se in realtà non più di troppo, Dov'è l'altro? Ok, miriamo con l'arco. Dov'è? Eccolo qua. Bel tentativo, amico mio. Bel tentativo, apprezzato. Anche se in realtà sto morendo di freddo, non posso neanche raccogliere un pezzo di carne. Avrei voluto che anche l'altro mi caricasse, ma si è spaventato il maledetto. Si cagato dosu. Tanto lo raccoglieremo col segaccio. Ora come ora, che cosa posso combinare? Sicuramente dormire un po' affinché si riscaldi magari un po' il mondo. Meno 28 gradi è decisamente un pochino inospitale per il sottoscritto. E devo cucinare questo prima o poi. Maledizione. Solo che accendere un fuoco adesso non è che se ne parli più di tanto. Però uscire fuori a... Uscire fuori magari a cercare qualcosina. Un po' di bastoncini vicino alla casa ce ne sono, Possiamo cercare quello, visto che non fa troppo freddo. Raccogliere un pezzo di carne di lupo. Anche quello potrebbe... Dai, è arrivata! Nonostante io abbia veramente camperato una giornata intera là fuori, è arrivata la claustrofobia. Cristo santo, che odio. Dovremmo andare alla grotta, mi sa. Lì alla grotta il lato positivo è che almeno ci sono cose, come si chiamano? Old Mill, prendiamo un po' d'olio, prendiamo questa. Ci sono tanti conigli almeno lì, quindi in ogni caso era prevedibile che prima o poi sarei andato lì. Non mi aspettavo così presto, anzi mi aspettavo di riuscire a resistere un altro po' e evidentemente mi sbagliavo di grosso. Vediamo quanto ci vuole. C'è un po' di stiance. Credo che ci saranno i conigli a nutrirmi. Quanto fa freddo? Meno 27 gradi. Maledizione, dovrò stare in quella grotta per un po', Quindi non saprei. Forse mi converrebbe staccare un po' di claustrofobia nel frattempo e uscire solo dopo perché... Sacrificare vita per andare fino a quella grotta non è proprio l'idea intelligente, eh? Mi converrebbe a sto punto veramente aspettare un attimo e poi passeremo una giornata intera quando fa un po' più caldo. Passeremo la giornata a viaggiare fin fuori, visto che fa troppo freddo. Viaggeremo alla grotta, ma nel frattempo ci conviene magari riparare dei vestiti. Quindi, magari... Non so, a sto punto veramente mi viene da riparare questa. Perché costa, cioè, pesa 250 grammi in più. Potrebbe sembrare poco, ma comunque, può fare la differenza. Nonostante sia veramente poco, può fare la differenza. Non so se mangiare questo cibo. Mangiamo questo, dai. Speriamo di non beccarci un'intossicazione. Bene. Bene, era rischioso, ma... Avevo la tisana, quindi ero più che altro disposto a dormire le mie 10 ore, tranquillamente. Ok. Andiamo di riparare questo, a sto punto. Quanto mi ripari? 30? Oh, madonna mia. Quindi mi saranno 6 panni in totale per ripararlo tutto. È un bel po', eh. Questo detto che riesca veramente a ripararlo il primo tentativo ogni volta. Ok. Ok, visto che adesso abbiamo un po' di calore, mi converrebbe uscire fuori e cercare dei... Cercare per l'appunto dei ramoscelli. Quanto sono? Meno 34 gradi. Cerchiamo dei ramoscelli in giro. Che riusciamo a trovare. Ok.
tutto ciò che ci potrebbe dare una speranza in più di sopravvivere un po' più a lungo, no? Qualsiasi cosa può fare la differenza. Non raccolgo neanche il lichene perché la prossima aggressione con i lupi... non sopravviverò, eh. Bisogna anche essere obiettivi. Mi piacerebbe portarmelo dietro, ma bisogna anche essere obiettivi. Sono 100 grammi di peso, ma... difficile che la prossima aggressione con il lupo io riesca a sistemarmela come si deve, sapete? A mettere il bendaggio... Credo che morirò molto prima di... rialzarmi. E se mi dovessi rialzare probabilmente morirei per il dissanguamento. La casa l'ho esplorata, che voi sappiate. Non mi ricordo esattamente. Credo di sì. Credo di averla esplorata, eh. Ah sì, è un magazzino, sì sì. Il magazzino più inutile della storia. Vuoto come non so cosa. Mamma. Che senso ha creare un edificio se poi è vuoto? Ah beh, però effettivamente mi tiene al calduccio, potreste dire, ma preferisco morire di freddo che entrare in un edificio completamente inutile. Se devo essere onesto. Ok, pietra ne ho. Potrò raccolgo anche delle pietre. No, salve, buongiorno. Dov'è? Venga, ragazzo mio, più veloce per cortesia. Non abbiamo tempo da perdere, su via, su via. E verrà da lì, brutto maledetto. Oh, maledetto, che paura. No, non perdere vita, per cortesia. No, non perdere vita, non perdere vita. No, grazie, grazie. No, ho perso della vita. 1% che potrebbe fare la differenza. Maledizione. Sì, 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 ba, 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 ba. Ok. Infermità, congelamento già curata. Allora, che cosa posso fare nel frattempo? Cos'altro? Sì, dicevo, ripariamo il vestito finché possiamo, quindi. Ripariamo aspettando che si scaldi un po' il mondo. Non fallire, per cortesia. Ma anche perché non ho troppi panni di riserva, eh. Anche quello. Ok, 0.1 gradi, però ripeto. Riparato ha la stessa consistenza del resto, ma almeno pesa 250 gradi in più. Mi ha servito fedelmente questo parka seminuo, questo parka semplice, mi ha servito fedelmente. Devo dire che anche in, come si chiama, in Interloper, è stato così, avevo un parka semplice che avevo trovato per l'appunto dove mi sono forgiato le attrezzature e mi ha servito più che fedelmente. Quanto ho di claustrofobia? 17%, non si vuol decidere se vuole arrivare o se ne vuole andare. Non saprei, a sto punto ce lo teniamo. Qui sono 0.2 gradi. Mamma mia, se mi devo andare a raccattare letteralmente questi pochi gradi. Ok. Direi che possiamo ripararlo un'altra volta. Stiamo parlando di 0.4 gradi, non si buttano. Non si buttano, teniamoceli. Allora, mangiamo. Questo va cucinato. È solo che ho paura che adesso cucinandolo guadagni il 50% di condizione, quindi andrà a 71. Ho paura che onestamente non basti. Non basti in realtà. Ok, vediamo. Due lupi di prima li abbiamo uccisi e ora raccogliere le loro pellicce è effettivamente un pochino faticoso. Adesso c'è da decidere se effettivamente... No, mi conviene andare a curarmi la claustrofobia e solo dopo a... E solo dopo mi conviene ritornare a cacciare un orso. Lo so che sarebbe molto meglio fare il contrario, ma non ho tempo al momento. Non credo di arrivarci, senza perdere un po' di vita. Mamma mia, che spreco di calorie, Cristo santo. Vediamo, se la caverna è abbastanza calda sicuramente sarà un bellissimo regalo. Io mi ricordo che in Interloper non era così fredda, ma il punto è, se arriva la bufera senza ombra di dubbio sarà fredda. Ma quello che intendo in condizioni normali, e soprattutto io in Interloper non avevo questa... Ossa friend, ossa gelide, scusate, oh Dio, mi congelano le ossa. L'unica parte è faticosa, dove praticamente non pendenza? Ma come faccio ad essere in pendenza? Madonna, mi sto per rompere qualcosa, me lo sento. Pazienza, sali. Ci siamo quasi. Non so quanta vita perderò, ma vi ripeto, conto sul fatto che effettivamente non faccia così freddo come... potrebbe sembrare. Forza ragazzo mio. Forza ragazzo mio. Incredibile che comunque abbiamo fatto un'arrampicata, ma sono più riposato di di quando ho iniziato. Eh sì, effettivamente se avessi aspettato un altro po' non sarei sceso in questa soglia di credo. Siamo quasi. Sicuramente una volta che mi arriverà l'afflizione finale non potrò permettermi di fare queste bravate.
Anche l'1% di vita farà la differenza, quindi non mi potrò permettere di sacrificare neanche un po' di vita. Lato positivo è che qui ci sono tanti conigli, e non ci sono neanche lupi, quindi nulla di cui preoccuparsi. Oh, guarda, carbone. Tra le varie cose. Vediamo quanto fa freddo. Meno 19. Vediamo la parte calda. Oh, un libro. Sui revolver. Sui fucili. Oh, non fa freddo. Avevo ragione. 9 gradi. Questo sì che è un bel regalo. Questo sì che è un bel regalo. 9 gradi. Dentro una grotta. Perché me la ricordavo che io in questa grotta, durante Interloper, mi sono curato un botto di volte claustrofobia. Ma un botto, letteralmente. Ok, questa sì che è una bella notizia. Questa sì che è una bella notizia. Quindi, qui potremmo fare un botto di cose, tra cui non saprei che cosa fare, onestamente. Sarò onesto, non ho la più pallida idea di che cosa fare. Ma posso iniziare dal... Sicuramente... Dormire no, e anche se lo dobbiamo farlo con un fuoco acceso, perché se arriva una bufera da un momento all'altro, la temperatura scende. Scende anche qua nel fondo della grotta, quindi non è da sottovalutare questa cosa. Questo lichene è un guento curativo, a sto punto veramente lo abbandonerei, sono 200 grammi, ma 200 grammi che saranno inutili, perché veramente la prossima colluttazione resta in peperoni praticamente, no? Questi li dovrei affilare... Dovrei cucinare qualcosina, credo che saranno delle frittelle improvvisate. Cacchio, per le frittelle sono un deficiente. Mi posso fare le focacce, ma non le frittelle, perché per le frittelle mi sono dimenticato lo sciroppo d'acero. Ok, posso, per compensare sulle calorie, bere questo. Almeno mi rinfresco anche un po'. Avrei potuto scaldarlo prima, ma non ci ho pensato, perché sono un cretino. E di nuovo, questi errori non me li posso permettere, onestamente. Non me li posso affatto permettere, però dovrei poter accendere niente lente di ingrandimento, sfortunatamente. Non c'è abbastanza sole, apparentemente. Però, un fiammifero, pur sempre un fiammifero. Tanto dentro la casa, fiammiferi ne ho, no? C'era un altro pacco di 12 fiammiferi. Non dovrebbe essere un problema. E io confido anche che nel mio 85% mi serva fedelmente. Ci credo e come. Dai, ci siamo quasi. Ok, tra l'altro quando è che salirò di livello con questo maledetto accendifuoco? Letteralmente 8 bastoncini mi hanno scaldato per neanche un'ora. Allora iniziamo col cucinare quel pollo, anche se ho come l'impressione che mi avvelenerà. Non so come mai ho questa impressione, ma potrebbe darsi che io mi sbagli. Spero di sbagliarmi, Pernice, siamo 70% per 38 calorie. Spero ne sia valsa la pena. Ok. guarda, io potevo anche beccarmi una cacchio di intossicazione alimentare. La focaccia non è che mi piace più di tanto. Sono 480 calorie per 200 grammi di farina. Fortunato che ne ho tanto. Ma onestamente non sono proprio un grande fan. Ok, si sta scaldando la grotta. 8 gradi. Vediamo cosa c'è in questo zaino. 14 gradi. Mamma mia, 5 carboni. 5 carbonielli. Ok. Immaginatevi se... Ok, meno 17 gradi. Cioè, superata questa soglia, cambia drasticamente la nostra situazione. Vediamo. No, sicuramente adesso potrei effettivamente riposare un po', Potrei effettivamente riposare un pochino. Per non sprecare tempo. Aggiunge combustibile. Legna di cedro. E... devo essere onesto, rischierei facendomi... Aggiungo un carbone. Rischierei facendomi letteralmente 6 ore di sonno. Lo so che potrebbe sembrare stupido, ma è tutto calcolato. Mangiati anche l'altra focaccia. Che se in realtà dovrei farmi un'altra focaccia ancora, però... Ho queste sardine in scatola, che dovrebbero servirmi. Posiziona. Facciamo sti fagioli col maiale polverosi. Facciamoli. Facciamoli che è meglio. 11 minuti. 11 minuti vuol dire che mi posso affilare una volta qualche cosa, quindi te. Credo di avere tipo 45% di salute. Mangiali. Non credo di avvelenarmi, ma è solo per farmi una tisana. Ok. Posiziona.
Cuoci una tisana. 10 minuti e 3 minuti. Ottimo. Acqua non potabile. 17 minuti. Ah, maledizione. Prendi anche questa e dormiamo. Sai cosa? Aggiungene ancora uno e dormiamo. Facciamoci il giro lungo. Non so che è rischioso, ma in realtà mi converrebbe dormire 4 ore a questo punto. Siamo nella fase calda della giornata. Nella fase calda della giornata a sto punto. Proviamo a fare il botto. Andremo raccogliendo dei ramoscelli e della roba. Lascia tutto qua. Andiamo a raccoglierci un po' di ramoscelli, un po' di roba e dei conigli soprattutto. Voglio assolutamente dei conigli, voglio due pellicce per farle essiccare e... oh, maledizione. Per farle essiccare e comunque ripararmi questi vestiti, perché comunque stiamo parlando di un grado in totale. Quindi vediamo. Sperando. C'è un po' di neve, quindi potrebbe darsi. Non corro. Non corro perché è uno spreco di energia. A sto punto veramente uno spreco di energia. 14 gradi. Ho mangiato i fagioli caldi apposta. In realtà li ho mangiati solo per le calorie, ma anche adesso mi è venuto anche in mente che mi converrebbe esplorare. Qui proprio vicini c'è un fiumicino, c'è un laghetto congelato dove ci sono abbastanza... sì, lupi. Conigli. Che in genere sono 3-4... secondo la mia esperienza, ma potrebbero essere anche di più. Più in là, se non sbaglio, c'è addirittura un cervo, ma bisogna salire in una maniera particolare. Eccoli qua. E ci sono anche delle stiance che possiamo raccogliere. Me ne servono due in totale. Mi dispiace, caro. A me dispiace sempre. Dopo un po' sviluppi questa specie di psicopatia, credo. Dove non ti tocca neanche più. Però... ragazzi, ne ho bisogno. Ho bisogno del tuo pelo. Cucciolone, ho bisogno del tuo pelo. Mi dispiace. Mi dispiace davvero tanto. È triste, ma... sopravvivenza del più forte. Un certo Charles Darwin ne ha parlato molto tempo fa. Questo mi serve. A questo punto raccogliamo tutto quello che possiamo. Tutti i ramoscelli. Guarda, corteccia. Corteccia non me la ricordavo, onestamente. E cosa vi stavo dicendo? Sì, praticamente c'è anche una zona dove ci sono i cervi. L'unica cosa è che si può solo scendere da lì. No, aspetta. Qualcosa del genere. Qual era il punto? Era praticamente su in collina. Se vado più in là ci sono dei lupi, eh. Si sale. Sì, di là ci sono i cervi, me lo ricordo. Non so se uccidere qualche cervo, eh. Potrei farlo, senza ombra di dubbio. Ok, è finito il mio buff. Si sta raffreddando il mondo. È finito il mio buff, sfortunatamente. E siamo usciti che c'erano 14 gradi. Ora ce ne sono 18. Positivi, sì. Sì, proprio in più. 18 gradi di calore. Sto morendo di caldo. Mi sudano le ascelle, praticamente. Sì, sì. Continuo a sognare, ragazzo. Siamo su The Long Dark qua. Quando si dice 14, 20, 50, si parla solo in negativo. Non esiste positivo. Sì, sta arrivando una bufera. Sta arrivando una bufera, cerchiamo di tornare in fretta nella nostra grotta. A rintanarci come dei vermi. Ah, c'è pure il venticello. Cacchiarola, ora che volevo dormire 6 ore. Ah, quel bastoncino non l'ho raccolto. Ora che volevo dormire 6 ore mi arriva la bufera. Corri. Corri. Non devo perdere neanche un punto di vita. Non hai capito quanto è grave la situazione. Muoviti. Muoviti, sacco di merda. Prendi il carbone. Ok. Ora, credo che dovremmo utilizzare tutti i nostri ramoscelli. A me cambia la situazione da un momento all'altro proprio. Adesso, 2 ore e 15. 2 ore e 15 vuol dire che durerà all'incirca 6 ore dovrebbe durarlo, ma per essere sicuri sicuri mettiamo questi. Mettiamo un altro carbone. Giusto per essere sicuri sicuri. Dovrebbe durare 7 ore. Mal che vada, fanculo, l'avventura se ne va. Che vi devo dire? Andremo nel lungo buio. No, perché comunque il fuoco dura di più. Vero? Si è spento proprio adesso il maledetto. Fa ancora calduccioso. Oh, ok, sta diminuendo. Maledizione. Proprio, proprio di fronte a me si è spento. Maledizione. Devo decidere se sta scendendo la temperatura. Quindi tra poco andremo verso il freddo. Non so se restare qui
Devo curare completamente claustrofobia. Ora l'indicatore non c'è più perché ho dormito letteralmente 7 ore qui. Ma non vuol dire che la minaccia sia completamente estinta, no? Arriverà se non fino a meno 5, meno 7. Vedete come ossa gelide, merdaccia schifosa. È proprio quello che fa la differenza. Credo che accenderò il fuoco. Mi farò delle altre focaccine a sto punto. L'omino focaccina. Che viveva nella farina. Sì, mi accendo un altro fuoco, facciamo così. Resto qui un altro po', magari altre 7 ore in totale. Sempre che si accende il fuoco, no? Resto altre 7 ore in totale giusto per starmene tranquillo. Per la claustrofobia per un altro po' di tempo. Poi, appena passerà questa maledetta... come si chiama? Questa maledetta bufera da 4 soldi. Forse... ho già usato tutti i bastoncini, maledizione. Vediamo se riusciamo a scaldarci abbastanza con i bastoncini, anche se... ne dubito fortemente. Beh, questo... tu puoi farmi un'altra focaccina? Cos'è che non ho? Ah, ho la farina. La focaccina dell'omino che aveva nella farina. Fai delle altre focacce? Ok, esattamente 0 gradi. Perfetto. Che vuol dire che... sto guarendo, vista d'occhio. Tra poco solo che dovrebbe arrivare letteralmente l'afflizione che mi farà diventare la sbarra della vita rossa. Che vuol dire che non potrò mai più curarmi quella parte della vita. Ora... ovviamente mi raddoppierà ogni danno da ogni fonte. Il che vuol dire che invece di perdere 20% di salute... ogni 5 minuti fuori al freddo ne perderò 40%. Le colluttazioni dei lupi non saranno mortali, ma di più. Dammi qua. E così via, no? Ma in ogni caso la tisana dopo ciò diventerà letteralmente un drink per tenersi caldi, niente di più. Ok, infatti posso berne una adesso. Giusto per... no, non la bevo adesso. Perché la volevo utilizzare come drink caldo piuttosto per esplorare più tardi. 7 minuti per terminare, 36 minuti. Non so neanche che cosa combinare nel frattempo. A sto punto veramente mi metto a sbudellare questi poveri coniglietti. Stiamo parlando di 900 grammi. Questo quanto ci metto? 50 minuti. Poi che è successo? Pensavo che di punto in bianco si fosse fermata la bufera. E invece non sono così fortunato. Niente fortuna per me. Ok. Perfetto. Forse è meglio se li sbudello. Ehi, raccolta carcasse livello 3. Il che vuol dire che ci metterò di meno a raccogliere il resto. È vero? Vediamo. Raccogli. Qua. Prima ci mettevo 9 minuti. E ancora adesso ci metto 9 minuti. Qui ci metto 36 minuti invece dei 50 o dei 40. No, dei 40. Beh, per me è un yes. Non un grande yes, ma voglio dire, potrebbe andare peggio. Ok, com'è pungente? Già pungente questa. Già pungente questa maledetta. A sto punto, visto che abbiamo la possibilità, facciamoci tutte le tisane. Le metteremo magari nella borraccia. E niente, vedremo come va a finire. A sto punto credo che dovrebbero mettere l'indicatore calore sotto le bevande, almeno saprei per certo quanto durano, no? Ok, scusate, ho premuto ESC per sbaglio, ma ottimo. Ok, sapete come sul termos ti mostra quanto tempo può bruciare ancora. Vediamo se riusciamo a mettere ancora uno. La bufera, quanto intenzione hai di durare, maledetta? Ok, dovrei raccogliere l'altra carcassa. Su, via, veloce. Un'altra. Ok, dov'è il coniglio? Dov'è il coniglio? Raccogli. 12 minuti. Sembra, dai suoni sembrerebbe che si stia fermando. Anche dalla musichetta tranquilla, credo che siamo a buon punto. Ok, vedo il coniglio pronto. Magnatelo. Potrei farmi un pasticcio, ma uno stufato di coniglio, ma a sto punto veramente preferisco usare le tisane. Almeno non sacrifico
Però non sacrifico la barra della stanchezza, no? Perché sapete che lo stufato vi stanca e in più richiede un'ora di cottura, quindi non è proprio qualcosa da creare ogni giorno. Questo aumenta la capacità di trasporto, però vedete che le calorie che ti dà non sono proprio delle migliori, eh? Cuoci 24 minuti. Cuoci. Mettiamo il resto per altri 24 minuti. Adesso, dov'è il mio thermos? Dove cacchio è? No, era qui. Ok, mettiamo anche questo. Ottimo, 10 minuti, 10 minuti. Le mie abilità come sono messe? Cucina, quasi al 5. Sfortunatamente, sapete che a livello 5 cucina vi toglie la possibilità di beccarvi i parassiti intestinali, no? Sfortunatamente, non più. Non in Misery Mode questo buff è stato completamente rimosso. Non è rimosso proprio dalla modalità, ma è rimosso da... da questa cosa qua. Ecco. Hai maggiori probabilità a prescindere dal tuo livello dell'abilità. Questo. Quindi, grazie, se arrivavi a livello 5, avevi la fortuna di arrivare a livello 5, eri praticamente immune a qualsiasi impervietà. Non so neanche come chiamarlo. Non so neanche se sia italiano. Eri immune a qualsiasi cosa praticamente. Ma ora non più. Ora che fa ancora calduccioso, aggiungerei altro combustibile. Lascerei effettivamente della roba. Andiamo a farci un giro al volo. Riuscite ad uccidere un lupo di merda? Non camminare sul fuoco. Vorrei onestamente, prendiamoci questo. Vorrei onestamente andare a seconda di quanto faccia freddo. Cacchio, una cosa dovevo fare. A seconda di quanto faccia freddo, avrei voluto andare a cacciare un cervo. Per farmi dei pantaloni di cervo, no? E soprattutto mi devo fare anche una freccia. Cazzarola. Anche questa si sta per rompere, no? Se devo cacciare degli orsi, dovrò cercare anche delle aste di frecce. Cristo santo, non pensavo di sopravvivere così a lungo. Motivo per cui non le ho raccolte quando ero lì. Ora invece sto notando che forse sono più bravo di quanto ricordassi. Sono una vippa, raga. Non pensavo di arrivare a 50 giorni. Pensavo che sarei arrivato a 30 giorni, attacca putta. Invece sta durando più del previsto l'avventura. Contro ogni aspettativa, direste. Credetemi, sono più stupito di voi. Sono molto più stupito di voi. Ora vediamo quanto faccia freddo. Quanto faccia freddo qua fuori? Faccia tanto freddo. 25 gradi, però non è poi così grave. Questo lo vorrei leggere, sfortunatamente è inutile. Non essendoci armi da fuoco, avrei preferito cucina, visto il punto in cui mi trovo. Voglio bermi questo. Non per altri motivi, ma per curarmi almeno il 3% di vita mentre sono sveglio. Fai dell'acqua. Sì, forse è meglio se mi muovo, ma voglio prima... No, dai, andiamocene. Volevo esaminare se ci potessi cacciare qualche cervo, ma a sto punto... No, dai. Sono troppo indeciso, maledizione. Perché comunque la claustrofobia non è completamente curata, ma in teoria... Se la bufera se n'è andata, il retro della caverna non dovrebbe essere così freddo. Quindi a sto punto andiamo a vedere se c'è qualche cervo, cerbiattolino da far fuori. E... nulla. Se c'è bene, se non c'è, amen. Però mi ricordo che lì sulla scalata ci fossero dei cerbiattolini da eliminare. Oltre ai dei lupi un po' più in là, ma in generale i cerbiattolini. Meno 27 gradi. Forse non è il momento migliore. Forse non è esattamente il momento migliore per ispezionare. Sono un po' più di ramoscelli, magari. Cristo santo. E in più, veramente, potessi fare a pezzi la carcassa di lupo in abbastanza tempo o trascinarla al calduccio, sarebbe un dono dal cielo, letteralmente. Ma non è la mia fortuna. Devo accendere un fuoco vicino alle carcasse per scaldarmi abbastanza e riuscire a coso. Chi l'avrebbe mai detto? Ah, questo è uno dei trasmittenti che dobbiamo riparare, tra l'altro. Non vi preoccupate, la batteria è sicuramente qui nei paraggi, da qualche parte, se cercate. Aspetta, la trasmittente per la missione, la prima missione di Tales from the Far Territory. Ed è anche uno dei trasmettitori obbligatori da riparare se vuoi trovare il Bunker Omega, che è una cosa che consiglio sempre di fare. Cercare quel bene amato Bunker Omega. La batteria dovrebbe essere qui nei paraggi, dove cacchio è? A parte perché mi sto qui a cercare una batteria, non lo so manco io. Ma in ogni caso, portate qui una batteria e i cavi, i fusibili, e dovreste essere in grado di ripararlo. Nulla di troppo
incredibile, insomma. Non c'è bisogno, ovviamente, di scalare se riusciamo a... se riusciamo a saltare, utilizziamo la gravità come amica. Anche se la maggior parte delle volte si è rivelata amica con interessi. Amica, ma che ce lo voleva buttare nel culo, insomma. Molto simpatica come amica. Ok, lupi, credetemi che la città è strapiena in condizioni interloper. E in misery mod, suppongo ancora di più. Suppongo ancora di più. Credo comunque di essermi tolto effettivamente per un po' di tempo di mezzo il rischio di claustrofobia. Credo. Ho detto credo. Ma dove sei? Ehi, salve amico mio. Ma sei proprio una merdina? Te l'ho già detto. Sai cosa? Non è conveniente eliminarlo da quel punto. Perciò credo che sia più intelligent cercare di atterrarlo. Di atterrarlo. Più che altro dove sono gli altri cadaveri. Così con un solo fuoco riesco a scaldare tutti e tre. Butto del carbone al volo. E mi faccio ben tre pellicce. Dove sei, Fratma? Dove sei, Fratma? Dov'è il Fratma? Dov'è il Fratma? Eccolo qua. Fratma, 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 Fratma. Non fare zigzag, cos'è? Non ho capito io. Così sono tutti e tre vicini e con un solo fuoco riusciremo a raccogliere tutte e tre le pellicce. Credo che sia molto più intelligente. Ok, sfortunatamente non riesco a dormire esattamente 7 ore. E beh, a sto punto, al buio, per fortuna riesco comunque a cercare... riesco comunque a cercare le... dai che hai capito. Cosa cacchio ho rotto? Ah, ne avevo due di rotte, ah, non riuscivo a capire, dico, cosa? Ho rotto la freccia intera. Sono capace. Cosa? Ho rotto una freccia intera, sono così mongolo. Per fortuna no. Ok, azioni, affila. Considerate che più siamo bravi con la filatura, più condizioni ripariamo. È una delle abilità proprio facile da livellare. Però considerate che già a 90 ripareremo il 6% con una filatura. Mentre a livello iniziale ripari il 3%, capite che è proprio una differenza doppia. Vale la pena. E non è un'abilità che scegli di migliorare, insomma. È un'abilità che migliori passivamente quando te ne accorgi. Dici, oh ma guarda, un po' come pulizia delle armi da fuoco, no? Dici, oh ma guarda, sono livello 100. Però fa la differenza. È una di quelle abilità che fa la differenza effettivamente. Perché le coti, anche queste sono delle... dei beni molto limitati. Non è che siano in così grande strabbondanza, eh? E onestamente averli fa la differenza. Cioè diciamo che sono quelle cose che non ti delle quali non ti accorgi dell'importanza finché non finiscono. Però ovviamente sono molto importanti perché non ti si rompono gli attrezzi, no? Ok, raccogli. Quindi 36 minuti mi stai a dire? A parte le calorie non mi garba che si consumino così tanto, eh? Quindi a sto punto neanche cioè superato un certo livello di carcassa non ci sarà una grossa differenza tra mano e coltello. In questo caso con la pelliccia. Vediamo se cambia almeno con le budella. Con le budella però cambia. Avrò bisogno anche di questo, quindi raccogliamo 50 minuti. Visto che abbiamo la possibilità. Sì, lo stiamo facendo al buio. Non possiamo leggere, non possiamo scrivere, non possiamo grattarci i coglioni al buio, però... vista l'esperienza e quante carcasse di animali abbiamo sventrato fino ad adesso, siamo in grado di fare questo al buio. È tutto frutto della nostra pratica. Che se riesco veramente... non so che giorno arrivi, mi pare giorno 45-47. Mi avete detto nei commenti 42, ma non mi pare, perché ho letto che arrivi più che altro ai... giorni 45-47. Mi fido dei commenti, ma credo di aver superato il giorno 42. Non è questo il punto di non fidarmi, no? Ma dico che il giorno 42 l'abbiamo già superato da un po' e non lo vedo. Quindi mi pare che arrivi al 47, da quel che ho letto, mi pare. Non posso romperlo perché è buio, sfortunatamente. Ma posso, credo, dormire 7 ore. Non ci vedo nulla. Però mi ricordo a memoria questa casa, considerando perché... no, aspetta, forse posso craftarmi rosa canina. Giusto per passare un po' di tempo. Fortunatamente puoi fare queste cose, perché sarebbe veramente terribile non poterlo fare. E visto che ho
veramente il riposo migliorato. Credo che mi convenga di gran lunga mangiarmi una focaccina. Non credo, ma sicuramente bere. Conviene sicuramente bere e farmi un bel sonnellino. 7 ore. Tanto di più non possiamo. Di più non possiamo. Bene. Pian piano la salute sta migliorando. Non vedevo la barra così piena dai tempi di zona contaminata. Quindi, sono felicio. Sono fenicio. Ok. Rumore di bufera questo? Mi pare di sì. Ma voglio veramente uscire di nuovo a raccogliere dei bastoncini se riesco. Magari se riesco a raccogliere anche tutti i funghi reishi, se possibile. No, rischio di claustrofobia non lo vedo, ma anche se dovesse arrivare, a questo punto facciamo un altro giro fino alla nostra casetta. Dovrei spaccare tutti questi mobili se riesco, per avere almeno un po' di legna dentro casa. Caffè. Non so se sto sbagliando a mangiare le stiance, ma non sarebbe il primo errore della mia run. Ok. Vediamo se riusciamo, magari, ad accendere un fuocherello abbastanza... No, maledizione, stupida bufera di merda. Posso raccogliere almeno un chilo di carne? Veloce, zio, veloce, veloce, veloce. Dai, cacchio. Dai, cacchio. Maledizione. Ok. Porca mannaggia a te la tua bufera di tua sorella. Cioè, in 8 minuti ho perso tutto il calore che avevo guadagnato. Ok, queste più che altro saranno calorie molto utili. La cosa che mi sbizzarrisce, se devo essere onesto, è il fatto che la cucina, ho notato anche nella modalità Tales from the Far Territory, è buggata. Cioè, letteralmente, la descrizione ti dice, io scriverò un ticket, mi sono dimenticato ma devo scrivere un ticket, ti dice, tempi di cottura ridotti del 20%, calorie da ogni alimento cotto più 20%. Ma non è così. Cioè, le calorie sono 20 e basta, sono 20 flat. Ah, questo non l'avevo visto. Però comunque non mi ricordavo. Infatti stavo dicendo, ma non avevo 1 kg e 700 grammi. Ma non è un problema, per il brodo va bene. Per il brodo viene bene. Quindi non ci dobbiamo preoccupare. Ma questa possiamo anche levarcela da Lizabedei. Questa possiamo raccogliercela, infiliamo in culo più tardi. E nulla, a questo punto lasciamo la roba qua. Infatti vi dico, mi ricordavo di avere la possibilità di... Io non avevo investigato. Evidentemente c'era un motivo. Ok, questi li ho letti? Non li ho letti, questo neanche l'ho letto. Mi permetterebbe di arrivare a livello 3. Fermo un attimo. 5 ore ce le ho da buttare nel cesso, quindi fermo un attimo. 5 ore da buttare nel cesso ce le ho. Quindi bevi un po' d'acqua. Bevi un po' d'acquetta, ragazzo mio. Il mio petit bambinello, bevi un po' d'acquetta. E magari leggendo questo libro per 5 ore, forse il nostro croissant di una maledetta tempesta terminerà. Vediamo, 5 ore, te veloci, veloci. E I need to find food, magari ci pensiamo più tardi, amico mio. Ok? Ta-da! Tiro con l'arco 3, abile. Zio! Allora, ero abile prima ancora di leggere questo libro, mettiamo le cose in chiaro. Alla faccia dell'umiltà. Adesso, raccoglierei... Stai zitto, scemo. Raccoglierei lo sciroppo d'acero, se devo essere onesto, e proverei una cosa molto importante. Qual è questa cosa molto importante? La cosa molto importante di cui vi volevo parlare si chiama andare in una casa con un crafting table esterno. Ma in quella casa ci sono dei loot abbastanza non importanti, ma non trascurabili. Ma questo lo vorrei fare, se posso dire la mia, solamente dopo. Solamente dopo aver sbellicato dalle risate quei lupetti, no? Dopo aver bruciato l'intere le loro pellicce. Quindi mangiamo questa. Per fortuna la stiancia non mi dà intossicazione alimentare, sennò saremmo in grossi guai. Prenderei anche il chilo di pernice e inizierei a fare questo viaggio. Dipende. Dipende in realtà, perché dipende molto dalla temperatura. Questo 49 minuti per 3 di legna. 203 calorie più che altro. No. Ho bisogno di più calorie più che altro. Vai. Vediamo quanto fa freddo fuori prima di tutto.
Il fuoco ha il vantaggio anche che crea una barriera, diciamo. 12 gradi? What? Oh, 12 gradi, momento ideale, momento ideale, momento ideale. Pensa, 12 gradi, 12 gradi. Libro, vieni con me, libro. C'è anche il sole? No, Milton è stata una buona idea. Stranamente è l'idea migliore che mi sia mai venuta. Ok, dobbiamo metterlo in modo che scaldi tutto. Ok, e direi, bruciamo il libro, usiamo la lente di ingrandimento al volo e raccogliamo queste pellicce. Metteremo per sicurezza anche del carbone. Non ho tagliato della legna, volevo tagliare della legna per avere più tempo di raccolta, no? Ma non posso farlo perché svanirebbe questa condizione tremendamente epica dei 14 gradi. All quindi right. 10 gradi addirittura. Maledizione. Sta proprio bene. Sempre sul bersaglio. Aggiungine 2. Dovrebbe durare abbastanza. Carcassa di lupo, quanto ci metti? 54 minuti. Col coltello 36 minuti. Vai ragazzo. No, aspetta, 36 minuti. Ma prima di tutto posiziona. Approfittiamone. Dove cacchio è quella carne maledetta? Ma scusa, ma non hai bevuto tutto? Ma sei proprio stronzo allora. Non ha bevuto tutto. Perché era pieno, aveva il pancino pieno sto cretino. Maledizione, dai sbrigati. Prima che arrivi la prossima bufera. Siamo a posto. Ok. Questo durerà 52 minuti. Bevilo. Così abbiamo la cura della condizione. Acqua ce l'ho. Maledetta acqua. E caga piselli. Ok. Adesso raccogli, saremo anche riscaldati. 58 minuti, no, la carne la raccoglieremo col segaccio e la pelliccia adesso al volo. Raccogliamola mentre stiamo guarendo. La pelliccia raccogliamola adesso mentre si cucina l'altra carne. Visto che sono furbo, quanto tempo ci metti? 12 minuti. Allora, raccogli col segaccio. No, raccogliamo dopo col segaccio, facciamo così. Tanto la carne la posso raccogliere anche dopo. Quanto dura questo fuoco? Un'ora. Questo dura 9 minuti ed è pronto. Allora sì, mi conviene fare col segaccio. Al volo o altri 8 minuti. Non vorrei che arrivasse un'altra bufera al volo, sai? Mi cuocesse di Zebedei. Dai, cacchio, veloce. Ok, abbiamo due pellicce. No, abbiamo... sì, due pellicce. Abbiamo il pisello, abbiamo... Dammi qua. Ho detto 840 calorie. Questo non è 20%, questo è... appena un 5%. Questo ce l'ha la pelliccia? No, gliel'ho già fatta. Questo ce l'ha la pelliccia? Ok, no, non i budelli, la pelliccia ho detto. La pelliccia la posso raccogliere anche con le mani. Sì. Speriamo di farcela veramente. Ottimo. E questo 17 minuti, quello raccolta la pelliccia. Raccoglila velocemente, anche questa. 150 calorie dovrebbe bastarmi. No, quello non si brucerà. Credo che ci metta 28 minuti per bruciarsi. Quindi facciamo al volo tutto ciò. Dai, cacchio. Veloce. Ok, carne di lupo cotta. Mangiala. Sono disposto a convivere con i parassiti intestinali. Sono dispostissimo a convivere con i parassiti intestinali. E visto che c'è il momento ideale, raccogliamo anche tutta questa carne di lupo col segaccio. 3 kg. Non raccolgo... Ok, se è scongelata quindi ci metto di mano col coltello. 27 minuti. Raccogli 3 kg. Raccolgo a chilo in chilo. Quindi in modo da minimizzare il rischio di intossicazione. Ah, sta arrivando la bufera. Cacchio, io volevo utilizzare questa giornata per l'appunto per andare a farmi coso. Cuoci. No, fai il volo una tisana. Per andare lì dove dicevo, si sta per spegnere. 8 minuti dovrebbe bastare. Allora, visto che ci siamo, fai anche questo, raccogli un chilo. Maledizione, stupida bufera, oh, non ti lascia mai in pace. Non vi preoccupate, la carne non andrà male. Raccogliene un'altra, visto che possiamo. Tutto quello che riesco a raccogliere lo raccolgo, fanculo. Ok. Raccogliene ancora uno. Finché non vedo l'indicatore temperatura scendere, non mi preoccupo. Credo di essere... Ah, ok, non sono buggato, non sono buggato. Ok, raccogli. Qui quanto ne ho ancora? 0.3, qui ne ho 3.1. Allora, raccogli ancora un chilo.
Dai, cacchio. Ok, ottimo. Ottimo. E direi di lasciare tutta la carne che abbiamo. 4, 5, 6, 7. Ok, abbiamo 7 kg di carne. Dovrebbe bastarci per un bel po'. La metto qui anche sia per fine estetico, ma sia per il fatto che quando l'ho messa qui, generalmente i lupi non me l'hanno mangiata. E ovviamente la dobbiamo lasciare fuori, perché potete immaginare. Dobbiamo lasciarla fuori perché, come potete immaginare, i lupi se la possono mangiare. Sì, sono cannibali, allora non frega un cazzo di mangiare un fratello o meno. Sono dei figli di una cagna, come potete immaginare. E abbiamo 3 pellicce, dovrebbero essiccarsi. E in realtà per farmi il cappotto me ne servono 4, ma il quarto lo recupereremo prima o poi. Vediamo come siamo messi. Quarto lupo, quanto ci metti? Questo è tanta roba, mi dispiace veramente che io non la posso cacciare. Anche se in realtà essere aggrediti da un puma adesso, cioè il puma, l'unica volta che mi ha aggredito, ti toglie il 50% di vita. Sì e no. Con la lacerazione, intendo la lacerazione profonda. Ti toglie per 3 giorni il 50% di vita. Quindi, se avessimo effettivamente danni aumentati, di cui si parla tanto, vuol dire che ti uccidi. Ti uccide. Invece di farti il 50%, ti fa il 100% di vita. Quindi sarebbe one hit. Mi shotterebbe. Allora, questo mi dà 4 gradi, quindi 2 gradi di differenza. Che dai, insieme ad un orso potrebbero sentirsi. Che altro potrebbe sembrare stupido, ma quella differenza di... Ah, dove sta la bottiglia d'acqua? Quella differenza di... come si chiama? Quella piccola probabilità di spaventare i lupi ogni tanto è tornata utile. In ogni caso, adesso come siamo messi? Fa decisamente troppo freddo. Volevo andare fino a quella casetta lì. Mi sarebbe dovuto una tisana e sarei andato fino a quella casa lì, ma evidentemente non s'è da fa. Non s'è da fa, e quindi bevi. Non hai sete? Hai detto bene, fratma. Hai detto bene, e hai detto anche bene che siamo arrivati al termine di questa puntata. Spero vi sia piaciuta, ragazzi. Un pochino di progresso lo vedo. Stiamo guarendo pian piano, quindi dovremmo essere... ma pronti in realtà no, per l'arrivo di quella condizione di merda non lo saremo mai, però dovremmo riuscire a cavarcela. Spero vi sia piaciuta la puntata, mi auguro di darvi una prossima, non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio. Bella bella.